Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare per la prima volta So Young, che è una cantante sudcoreana che mi è stata consigliata proprio da voi nei commenti e vi ringrazio. Non l'ho mai ascoltata prima, qui canta Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel. È una canzone che conosco già, l'ho già ascoltata, ma non ho mai ascoltato questa esibizione in particolare e non ho mai sentito la voce di So Young, quindi sono molto curioso. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale, ma se volete vedere il video originale senza interruzioni, lo trovate in descrizione. Andiamo ad ascoltare. Wow, molto brava. Allora, questa canzone è una canzone molto intima. La versione originale è praticamente solo voce e pianoforte, se non ricordo male. Qui già l'arrangiamento è un po' più ricco, un po' più orchestrale. C'è comunque il pianoforte, però ci sono anche i violini, ci sono gli archi. E anche la sua interpretazione è molto, sì, è molto intima. Mi sembra quasi un po' più operistica. Sembra quasi più che la stia interpretando più come se fosse quasi una cantante lirica, anche se chiaramente non sta assolutamente cantando lirico, sta cantando moderno, però mi sembra che abbia un po' questa impostazione di base tendente verso il canto lirico, quindi tutte queste note acute le sta facendo tutte in registro di testa, con un suono comunque molto leggero, quindi non sta cercando la potenza del cantante, della cantante lirico, del soprano lirico, però sta dando la sua, sta raggiungendo queste note in maniera più delicata, ok? Molto brava, sembra un angelo che sta cantando veramente su queste note così acute, squillanti, ma leggere e dolci, queste note poi tenute anche lunghe con un controllo del fiato pazzesco, e comunque sì, questa interpretazione molto, molto intima, molto suggestiva, veramente molto brava. Per essere il primo ascolto che faccio su di lei, diciamo che mi colpisce già molto. Andiamo avanti e vediamo cosa succede. Oh.
scusate un attimo, allora adesso mi ha veramente spettinato completamente, è stata pazzesca, perché c'è questo contrasto tra la parte iniziale così intima, dolce, angelica, e poi questa parte successiva esplosiva, veramente una potenza incredibile, e qui ancora di più sento questa impostazione tendente verso il canto classico, con questa potenza anche di volume, di risonanza incredibile, ma diciamo anche in questo caso ritradotta in chiave moderna. Questo è un brano che è stato scritto, lo disse lo stesso Paul Simon, in chiave un po' gospel, ok? Sia come testo, sia come melodia, e richiama un po' quel genere gospel. E lei qui sta veramente cantando con quello stile, come una cantante gospel. Mi sembra di sentire una cantante di colore, se chiudessi gli occhi la immaginerei di colore, secondo me, perché c'è una grande tradizione gospel, appunto. Bravissima, con una potenza incredibile, ha fatto delle note altissime poi. Adesso vorrei vedere che note ha fatto e confrontarle un po' con l'inizio. Credo che siano più o meno le stesse note, ma all'inizio le ha fatte in M2, in falsetto, diciamo. Qua invece è in voce piena. Vediamo un po', ascoltiamo un po' di nuovo l'inizio per capire le note che ha fatto. Ok, vediamo che note sono. Ok, sì, è un Mi, come immaginavo, un Mi 5 in falsetto, quindi con questo suono leggero, etereo. E secondo me dopo ha fatto le stesse note, ma in voce piena. Vediamo un po'. Qua ha fatto una nota più alta. Ok, ha fatto un Fa 5. Guardate, sembra che stia spingendo tantissimo. In realtà è tutta scena. È proprio l'arte di ingannare l'ascoltatore. Fare questa faccia in maniera così, enfatizzare il movimento, il gesto, ti fa credere che per raggiungere quella nota stia spingendo tanto. Sta sicuramente sostenendo parecchio il suo suono, però è un'illusione questa cosa. In realtà è tutta risonanza, non è in M1 qui, non sta spingendo il suo M1 verso l'alto, sta diciamo rinforzando tutti gli armonici della sua voce su questo registro acuto, quindi qui è in M2, ma enfatizzando questa risonanza, creando una certa compressione, una certa pressione del fiato, va a creare questo suono così pieno e voluminoso. Si sente molto twang anche di fondo, il suono è molto squillante e molto penetrante. Sta gestendo la risonanza in maniera perfetta e impeccabile, veramente molto molto brava. Riascoltiamo questa parte, scusate, poi ascoltiamo il finale, però vorrei sentire questa esplosività che ha qui, poi anche il coro che entra in gioco, dà ancora più questo senso gospel, è anche molto ben riuscito, assolutamente, come arrangiamento molto bello. Tra l'altro queste vetrate che ci sono dietro sembrano quasi quelle di una chiesa, quindi è anche abbastanza azzeccato. Poi magari proprio in una chiesa, ma non credo, no? Sembra su un palco. Comunque, vabbè, non so dove sia, sinceramente. Vediamo un po', riascoltiamo. Già qui ha un suono già più pieno rispetto all'inizio, però sentite come gestisce le dinamiche, quindi non è mai eccessiva, non va a cantare tutto forte, ma alterna alcune frasi cantate più forte, alcune più piano, quindi molto brava nel dare movimento al fraseggio. Okay.
Sì, questa impostazione è un po' classica, la vedo anche un po' da come pronuncia alcune vocali, tipo quando c'è stato una volta che ha detto bridge, che sarebbe una I, e invece ha tenuto la bocca quasi come se fosse una O, praticamente, vedete un po' qui. Vediamo se la ritrovo, eh. Qua, bridge, ha detto questo, ok? Che è una cosa che nel canto moderno si sente di rado perché si tende più a portare verso l'alto e cercare un suono diciamo, meno voluminoso, soprattutto su vocali chiuse come la I. Qua cerca veramente la potenza, cerca di dare più risonanza possibile a ogni vocale che va a cantare ed è molto brava nel farlo. È veramente difficile fare questa cosa e lei lo sta facendo con disinvoltura, facilità, è molto rilassata mentre lo sta facendo e non si sta assolutamente sforzando. Veramente brava. Qua ha fatto anche questo melisma pazzesco con questo passaggio di nuovo in falsetto che poi ritorna in voce piena. Veramente molto brava, bravissima. Wow. Ok, questa nota cos'era? Ok, qua tocca un Sol 5, attenzione, veramente brava. Sembra proprio una cantante. Sì, una cantante gospel, mi ricorda anche un po' i cantanti da musical. Con questa potenza dei musical di Broadway che sembrano cantare sempre in belting, in realtà qui non è assolutamente un belting, perché come puoi fare un belting su questa nota che è un Sol 5? Il tuo M1 non ci può arrivare lì, non sei fisiologicamente predisposto per farlo, e chiunque non lo è, ok? Quindi qui è assolutamente in M2 e questa potenza deriva da compressione, risonanza, gestione del fiato. È veramente molto brava perché sembra sempre in belting, pazzesca. Wow, quest'ultimo acuto dove l'ha fatto? Sempre su quel Sol? Eh sì, è sempre lui, quel Sol 5, wow. Ha tenuto poi lunghissimo, mamma mia. Guardate quanto apre la bocca per enfatizzare tutta questa risonanza. Scopre i denti, chiaramente, che è una cosa fondamentale per enfatizzare gli armonici acuti. Guardate come tiene rilassata anche la lingua, non è contratta, è rilassata. Anzi, sta anche un po' coprendo il suono perché la lingua è leggermente sollevata, proprio per, sì, dare spazio qui davanti, ma evitare di allargare troppo dietro perché altrimenti poi il suono perde di appoggio. E quindi è veramente molto bravo, una bellissima fotografia, della sua tecnica vocale, veramente pazzesca. Poi il brano è anche abbastanza lungo perché 5 minuti. A parte il primo minuto, i primi 2 minuti che sono abbastanza leggeri, abbastanza fedeli alla versione originale di Simon & Garfunkel, tutta la parte successiva è tutto un incalzare
che ha dei momenti anche di rilassamento, diciamo, in cui ritorna un pochino più soft, ma sono brevi momenti e riprende subito a incalzare. Anche questa nota finale non me l'aspettavo, immaginavo che chiudesse in maniera delicata e dolce, e invece ci ha dato dentro e ha spettinato tutti quelli in platea. Bravissima, bravissima. Riascoltiamo l'ultima volta il finale, magari con tutto questo fraseggio che continua a incalzare, il coro che continua a dare, diciamo, a sostenere la sua performance. E lei che è di una precisione anche veramente precisissima, non sbaglia mai nulla, è una potenza incredibile. Riascoltiamo. Sentite le dinamiche, perché se cantasse sempre tutto fortissimo, appunto diventerebbe anche un po' eccessivo. Invece qua ha avuto la capacità di capire che lì, in certi punti, doveva, ridurre l'intensità. Qui chiaramente, è stato anche arrangiato il brano in questo modo. Il brano è molto diverso dalla versione originale, molto più carico, molto più energico. E l'arrangiamento è completamente diverso, e qui lei sta seguendo l'arrangiamento in maniera perfetta, diciamo scaricando nei punti giusti, ma poi tornando a dare energia negli altri. Vediamo il finale. Bellissima anche questa frase che l'ha parlata, ok? Fa molto, molto gospel anche questo, ok? E poi con questo sorriso sulle labbra, veramente molto comunicativa anche. E poi ti spara questa nota acuta finale, riascoltiamola l'ultima volta. Wow. Che carica, pazzesca, veramente incredibile. Ok, primo impatto su So Young e sono senza parole. Sicuramente farò altre reaction su di lei, quindi per favore fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quale potrebbe essere la prossima reaction su So Young e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Non dimenticate di abbonarvi se volete ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anteprima i prossimi video che pubblicherò. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!